25 personaggi italiani famosi morti nel febbraio 2024. Notizie sulla morte oggi. Numero 1. Luis Molteni, è stato un attore italiano. L'ultimo film in cui ha lavorato è stato Romeo e Giulietta, uscito nelle sale pochi giorni prima della sua scomparsa avvenuta a Roma il 28 febbraio 2024, all'età di 73 anni. Numero 2. Ernesto Assante, è stato un giornalista, critico musicale e blogger italiano. Muore la sera del 26 febbraio 2024, al Policlinico Umberto I di Roma a causa di un ictus fulminante che lo aveva colpito il giorno precedente. Numero 3. Carlo Bavagnoli, è stato un fotoreporter italiano. Uno dei fotografi più significativi del panorama internazionale. L'intero archivio fotografico del Reporter è oggi conservato presso la Biblioteca Storica della Fondazione Cari Parma di Busseto. Numero 4. Giampiero Calloni, Milano, 21 luglio 1938 24 febbraio 2024, è stato un calciatore italiano, di ruolo centravanti. Conta 290 presenze e 77 gol in Serie B. Numero 5. Pasqualino Abeti, 2 aprile 1948 24 febbraio 2024, è stato un velocista italiano, 4 volte a podio in manifestazioni internazionali, una a livello individuale e 3 con la staffetta 4 per 100 metri italiana. Numero 6. Antonio Mundo, Albidona, 3 gennaio 1938 Cosenza, 23 febbraio 2024, è stato un politico italiano, già deputato della Repubblica Italiana. Numero 7. Francesco Marinelli, è stato un arcivescovo cattolico italiano. Morì il 23 febbraio 2024, all'età di 88 anni, presso l'ospedale di Urbino. Numero 8. Irene Kember, 12 febbraio 1926 23 febbraio 2024, è stata una schermitrice italiana, specializzata nel fioretto. Ha vinto una medaglia d'oro ed una di bronzo nella scherma ai Giochi Olimpici. Numero 9. Gaetano Riina, è stato un mafioso italiano legato a Cosa Nostra, fratello minore dello storico boss mafioso Totò Riina. Gaetano Riina, morto il 22 febbraio 2024 a 90 anni, viene seppellito nel cimitero di Mazara del Vallo. Numero 10. Paila Pavese, Roma, 23 settembre 1942, è stata una doppiatrice e attrice italiana. È morta a Roma il 22 febbraio 2024, all'età di 81 anni. Numero 11. Maria Venturi, 1 agosto 1933, è stata una scrittrice, giornalista e autrice televisiva italiana. Maria Venturi è morta il 21 febbraio 2024, nella sua casa di Brescia all'età di 90 anni. Numero 12. Carmelo La Torre, 4 marzo 1954, 20 febbraio 2024, è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Nel corso della carriera ha totalizzato 119 presenze e 9 reti in Serie B con le maglie di Ternana e Bari. Numero 13. Ira von Furstenberg, Roma, 17 aprile 1940, è stata una nobile, attrice e designer. Si è spenta il 19 febbraio 2024, a Roma all'età di 83 anni. Numero 14. Raffaele Delfino, 12 marzo 1931, 19 febbraio 2024, è stato un politico italiano. Ha svolto le sue funzioni a Roma, Torino e Ancona, concludendole con il conferimento del titolo di presidente di sezione onorario. Numero 15. Franco Venturini, Roma, 11 maggio 1937 Roma, 17 febbraio 2024, è stato un regista, attore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Giorgio Malentacchi, 9 giugno 1934, 16 febbraio 2024, è stato un politico italiano. Nel 2004 fu eletto consigliere provinciale di Rifondazione Comunista ad Arezzo, restando in carica fino al 2009. Numero 17. Vasco Cantarello, 8 aprile 1936, 16 febbraio 2024, è stato un canottiere italiano. Partecipò alle Olimpiadi di Roma del 1960 assieme al fratello Lorenzo Cantarello, giungendo sesto. Numero 18. Giovanni D'Artegna, 9 dicembre 1928, 12 febbraio 2024,
è stato uno scultore italiano. Le opere di D'Artegna, prodotte nell'arco di oltre 70 anni, sono esposte in svariate sedi d'Italia, in diversi paesi d'Europa e negli Stati Uniti. Numero 19. Vincenzo Maria Siniscalchi, 7 agosto 1931 - 12 febbraio 2024, è stato un avvocato e politico italiano. È stato proponente e relatore di numerose leggi in materia di legislazione penale anticorruzione. Numero 20. Ugo Intini, Milano, 30 giugno 1941, è stato un politico e giornalista italiano. Malato da tempo, Intini è morto nella sera del 12 febbraio 2024, mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Numero 21. Nerio Nesi, 16 giugno 1925 - 11 febbraio 2024, è stato un politico, banchiere e partigiano italiano, a lungo dirigente del Partito Socialista Italiano. Numero 22. Giuseppe Matulli, 5 dicembre 1938 - 11 febbraio 2024, è stato un politico italiano. Da sindaco di Marradi è stato indagato per un'irregolarità commessa dall'amministrazione precedente, quella da lui presieduta di circa 10 anni. Numero 23. Maria Fida Moro, Roma, 17 dicembre 1946, è stata una politica italiana. Malata da tempo, è deceduta il 7 febbraio 2024 in una clinica di Roma all'età di 77 anni. Numero 24. Alfredo Castelli, è stato un fumettista e critico letterario italiano. È noto soprattutto per aver ideato, nel 1982, la sua serie di maggior successo, Martin Mister, Detective dell'Impossibile. Alfredo Castelli è deceduto la mattina del 7 febbraio 2024, dopo una lunga malattia. Numero 25. Luigi Arienti, 6 gennaio 1937, 7 febbraio 2024, è stato un ciclista su strada e pistard italiano. Campione olimpico ai Giochi Olimpici di Roma 1960 nell'inseguimento a squadre, fu poi professionista dal 1961 al 1972. Numero 26. Daniele Segre, 8 febbraio 1952 - 4 febbraio 2024, è stato un regista, sceneggiatore e montatore italiano. Dal 2014 Segre fu il direttore della sede distaccata della Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia. In questo video, ti presentiamo un elenco dei 25 personaggi italiani famosi che sono purtroppo deceduti nel mese di febbraio 2024. Condividiamo le ultime notizie sulla loro scomparsa e rendiamo omaggio alle loro vite e ai loro contributi alla cultura italiana. Resta aggiornato con le ultime informazioni sul mondo dello spettacolo e della cultura italiana, iscrivendoti al nostro canale e attivando le notifiche. Các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Motese Motor. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.